Io ricordo Santiago de Cile 2018, le famose 8 ruote bloccate. Cosa ti fa ricordare quello? Sì, il mio primo podio era molto divertente, era un po' stressato, però è un bel risultato alla fine e speriamo di fare lo stesso, o forse io davanti, lui dietro, però senza dramma. Ma è stata anche la prima volta di una doppietta in Formula E, quindi avete scritto anche un pezzo di storia. Sì, era molto importante, abbiamo i primi a farlo, e a Parigi era una situazione dove normalmente dobbiamo farlo di nuovo, anche a Riyadh, però non è successo, però proviamo di nuovo. Ti pesa non aver vinto ancora una gara in Formula E? Un po', però non lo lascio andare sull'emozione, tanti piloti vogliono vincere e così nel motorsport continuo a lavorare duro per vincere. Cosa ti aspetti di questa gara? Abbiamo visto che abbiamo un coach che va forte su due piste completamente diverse, abbiamo detto che sì, siamo veloci a Marrakech, e dobbiamo essere veloci su tutte le piste e abbiamo veloce, speriamo che abbiamo l'avvantaggio che abbiamo avuto nelle due prime gare e se facciamo il lavoro giusto dobbiamo essere davanti. Dalle prove che hai fatto col simulatore, cosa puoi dire del circuito che è completamente nuovo rispetto a quello dell'anno scorso? Sì, un circuito con un po' più di spazio, e sembra un po' qualche curva, un po' come Berlin, l'ultimo settore, e un po' come Mexico City dove c'è lunghe curve da una curva all'altra. Dobbiamo guardare con l'energia sulle gomme perché fa caldo e c'è tanto di laterale, però vediamo. Quello dell'anno scorso era molto bello e peccato che non andiamo più di là perché era molto divertente. La problematica maggiore può essere la temperatura? Sì, è una cosa che non la sappiamo molto bene perché non abbiamo fatto le gare in condizioni calde, abbiamo solo fatto il sviluppo in giornate che sono calde, a Calafat per esempio, però vediamo, però certo che sarà una cosa da guardare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.